Ciao a tutti e benvenuti in questo video haul, anzi mega haul, perché vi avviso, prendetevi una bella tisana calda, un bel tè, dei pasticcini, mettetevi comodi perché questo video sarà un po' lunghino, visto che ho tante cose da farvi vedere. Il video di oggi, come avete visto, parlerà di tessuti. Nello specifico vi faccio vedere quello che mi è arrivato dal sito Mondo Tessuti. Vi metto qua sotto nelle info del video tutti i link relativi ai tessuti che vi mostro, però tenete presente che alcuni stanno ancora arrivando, quindi se non li vedete ancora in elenco non vi preoccupate, piano piano aggiornerò la lista sotto il video, così che possiate avere comunque tutta la lista completa dei tessuti. Il sito è nuovo, ma il negozio no. Il negozio ha una storia lunghissima di più di 100 anni e sono molto felice che un negozio con questa storia, con questa grande esperienza, si sia aperto al mondo del digitale, quindi dando la possibilità anche a noi che abitiamo lontano da questo negozio la possibilità di acquistare le sue meraviglie. Loro hanno tanta esperienza, hanno tanti tessuti, perciò sul sito, che presto sarà ricchissimo, vedrete man mano comparire tantissime sezioni, perché ci vorrà del tempo per mettere all'interno tutto quello che hanno. Il negozio si trova in Campania, quindi potete immaginare, io che sto qua in Liguria non avrei mai avuto la possibilità di acquistare se loro non avessero finalmente deciso di aprire il sito. Prima di iniziare vi do subito la bella notizia, così siamo tutti già super contenti. Mondo Tessuti ci ha messo a disposizione uno sconto. Questo qua è il codice che potete usare sul loro sito per acquistare con uno sconto, quindi mi raccomando, se avete intenzione o siete interessati a uno o più tessuti di quelli che vi mostro oppure di quelli che trovate nel sito, non aspettate, perché per adesso abbiamo questo codice sconto. Vi informo tra l'altro che non è un codice affiliato, quindi io non guadagno niente da questo codice, ma come voi sicuramente lo userò per i prossimi acquisti, quindi approfittiamone. Il primo tessuto di cui vi parlo è un bellissimo panno Lenci ed è questo qui. Guardate che colore meraviglioso! Questa è una stampa appunto su un panno Lenci di base bianco. Eccolo qua, ha uno spessore di 1 mm, morbidissimo e super strutturato, si sente che terrebbe con una decorazione, quindi lo possiamo tranquillamente utilizzare per i nostri lavori. Vi avviso che a breve è in arrivo un mio tutorial con tantissimi tessuti in feltro e panno Lenci, che sarà super interessante, non vedo l'ora di mostrarvi quello che ho preparato, quindi questi saranno super utili a questo scopo. Quindi questo è il primo articolo. Poi ci teniamo sul rosso, ma passo a una decorazione decisamente tradizionale ed è questa qui. Questo è un bellissimo panno Lenci di base color vino amaranto, insomma forse dalla camera voi non riuscite a vedere il colore, forse risulta un po' troppo acceso, ma dal vivo è proprio un color vino, e sopra ci sono questi pois bianchi molto carini. Non so se capita anche a voi, ma io quando vado a fare delle decorazioni scelgo il feltro, mi oriento sempre sugli stessi tipi perché ho quei gusti, e sapete che i pois per me sono irresistibili, li metto ovunque, anche nelle mie carte decorate, quindi assolutamente questo è uno dei miei preferiti. Quindi questo qua è un altro panno Lenci, leggermente più spesso rispetto a quello di prima, sicuramente è più di 1 mm lo spessore, e quindi questo qui è il secondo articolo. Passo velocemente al prossimo, che è un bellissimo panno Lenci con decorazione natalizia. Guardate che meraviglia tutte queste decorazioni. Lo sfondo è un rosa antico, bellissimo, e voglio farvi vedere da vicino le decorazioni che ci sono sopra. Eccolo qua, guardate che meraviglia queste decorazioni natalizie, sono davvero deliziose. Ci si può fare veramente tante cose, magari delle palline per l'albero personalizzato,
personalizzate, se le fate, magari anche le calze, quelle da appendere. Gli utilizzi veramente sono svariati, anche io sicuramente ci farò qualcosa, vi terrò informati su cosa riuscirò a fare con questi pannolenci, e questo qua è uno dei miei preferiti perché questo disegno trovo che sia estremamente elegante e per niente pacchiano, mi piace veramente moltissimo. Tra l'altro la qualità della stampa su questo pannolenci, se lo vedete dal vivo, è veramente ottima, altissima risoluzione. Prossimo articolo è questo qui, sempre un pannolenci da più di un millimetro, con questo grigio melange e stelline, un altro dei miei preferiti. Per me qualsiasi cosa sia puntini, pallini, stelline, a me piacciono tutte queste cose, e questo lo trovo di un'eleganza unica, un po' come quello di prima. Questo bel grigio freddo con questo melange e queste stelline sopra trovo sia veramente adorabile. Anche questo ve lo faccio vedere da vicino, eccolo qua, non è nulla di mai visto, però a me piace veramente tantissimo come design e quindi l'ho voluto assolutamente tra quelli del mio pacchetto. Il prossimo pannolenci è un altro scozzese, un po' diverso rispetto a quello di prima. Questo qui ha una decorazione leggermente più stretta, quindi ha gli incroci tra le varie colorazioni più strette rispetto a quello di prima. Ve lo faccio vedere, eccolo qua, vedete, quello di prima era un po' più largo e questo qui è un po' più stretto. Quando usare uno o l'altro? È facile, perché le decorazioni con una trama più stretta vanno nelle cose più piccoline, quindi se avete intenzione di fare magari delle cose molto piccole, qua non si vedrebbe tanto la decorazione, quindi questo è adatto a cose un pochino più grandi per far notare meglio la fantasia. Invece se fate delle cose piccoline, qua riuscite a incorporare la fantasia e quindi questo è più adatto. Quindi diciamo che anche come colori sono le leggermente diversi, questo qua è un po' più chiaro, questo qua è un po' più scuro, però il loro utilizzo appunto varia a seconda di quello che dovete fare ed è sicuramente utile averli entrambi. Ma se non fossimo ancora soddisfatti, ce n'è un terzo, perché ce n'è un'altra versione, quindi c'è questo, questo e quello che abbiamo visto all'inizio. In questo caso vedete la differenza è che questo è grande, questo qua è medio e questo qua è piccolino, sempre in riferimento alla grandezza del disegno. Quindi diciamo che c'è l'imbarazzo della scelta, ci sono tutte le combinazioni possibili in base a quello che dovete fare, c'è tantissima scelta. Questo qui, l'ultimo, è anche un po' più scuro, un po' più spento, diciamo per quelle decorazioni che devono avere dei colori un pochino più cupi, mentre questi qui sicuramente saranno per decorazioni un pochino più vive. Dipende, non ce n'è uno meglio e uno peggio, dipende da quello che dovete realizzare e dallo stile che volete adottare. Quindi io vado matta per lo scozzese, quindi sono contenta di averne tre versioni tra cui scegliere. Poi un altro stellato, questa volta rosso, sempre melange, quindi con diverse sfumature di rosso, molto morbido. Questi qui sono caratterizzati veramente da una morbidezza unica, e anche questo qui è super utile. Sapete, a me piacciono tutte queste cosine con elementi ripetuti, quindi per me è assolutamente top. Anche questo un bel rosso da abbinare in questa stagione creativa delle feste, il rosso lo troviamo praticamente dappertutto, quindi ha sicuramente un'applicazione. Ma non è finita qui, perché ce n'è un'ulteriore versione in sale sabbia melange, quindi abbiamo detto rosso, grigio, quello che abbiamo visto prima, e anche sabbia melange. Io questi li utilizzo tantissimo, immaginate una base per una decorazione, uno gnometto. Se non avete visto il mio video sugli gnomi, andatelo a vedere, ve lo metto qua sopra, sono super facili, ci stanno riuscendo tutti perché è veramente un metodo super facile per realizzare gli gnomi, e quindi abbiamo assolutamente bisogno di feltri colorati per creare la loro struttura, l'abbigliamento, eccetera eccetera. Quindi il feltro
feltro, sapete, è sempre super utile. Ho terminato con i feltri perché adesso entriamo in un mondo un po' più sconosciuto, almeno per me. So che tutti questi tessuti, o comunque la maggior parte, sono sublimabili, però ancora non li ho provati e non so nemmeno perfettamente i termini, quindi mi scuserete se farò qualche gaffe. Ho i cartellini, quindi li leggiamo insieme e vediamo di cosa si tratta, però ovviamente vedo con voi tutto per la prima volta e condivido con voi anche la mia inesperienza in materia, ma impareremo a conoscere tutto quanto insieme e vedremo anche insieme come utilizzarli, quindi non vi preoccupate. Partiamo da questa felpa bianca. Voi direte: una felpa? Sì, è un tessuto per felpe, quelle felpe un po' di mezza stagione, io le chiamo, perché all'interno non hanno proprio il felpato, ma hanno questa trama particolare. So che ha un nome, però io adesso non me lo ricordo, ma sappiate che comunque è un tessuto felpa. Questo è sublimabile e serve appunto per creare i nostri capi con decorazione, e il tessuto è assolutamente adatto. So che si può fare anche qualcos'altro oltre all'abbigliamento, anche perché io sarei poco portata a creare abbigliamento, meglio il cucito creativo, però ve lo mostro perché voi magari li potreste utilizzare. Sicuramente voi siete molto più brave di me con il cucito, quindi questo tessuto unito alla sublimazione può esservi veramente utile. Vi faccio vedere da vicino le due parti, interna ed esterna, per farvi capire che tipo di tessuto è questo. Eccolo qua, spero che riusciate a vederlo. L'interno ha questo tipo di trama così, mentre l'esterno, vedete, più liscio e adatto appunto alla sublimazione. Quindi questo è il primo tessuto bianco base per le nostre creazioni che vi mostro. Teniamolo presente, sicuramente ne verrà fuori qualcosa. Vado avanti, pesco dal mucchio, non so quale sia l'ordine, quindi vado così a caso e vi faccio vedere questo bellissimo chiffon mano seta, come c'è scritto. Questo è bellissimo, è di una morbidezza unica, si possono fare veramente tante decorazioni con questo. Mi vengono in mente ad esempio delle decorazioni per un album da matrimonio o comunque ovviamente l'applicazione nell'abbigliamento, quindi teniamolo presente. Questo sito ha anche questo tipo di stoffa. Poi andando avanti abbiamo il satin mano seta. Guardate che meraviglia questo tessuto, è super super lucido e questo è sicuramente sublimabile, perché sapete, il satin, non essendo una fibra naturale, è sublimabile. Quindi immaginate che meraviglia con questo tipo di tessuto fare qualcosa di personalizzato. Sto pensando magari a qualche fascia per capelli, visto che questo è un tessuto che io ho già utilizzato per fare gli scrunchies, sempre per i capelli. Insomma, veramente bellissimo questo tessuto e il fatto che sia sublimabile è ottimo. Poi passiamo nuovamente a un tessuto per felpe, questa volta è un pochino più spesso rispetto a quello di prima, lo sento proprio tra le mani che è un pochino più grosso, anche l'interno è un po' diverso, un pochino più lavorato ed è un color panna, non è un bianco candido ma è appunto un color panna, e questo qui, essendo al 70% poliestere, può essere sublimato. Se non ricordo male, questi tessuti qui hanno anche un'ulteriore lavorazione sopra, un finish che li permette appunto di essere sublimati, mentre all'interno rimane il cotone puro. Quindi se avete magari paura che sulla pelle possa dar fastidio, tenete presente che questo tipo di tessuti ha il poliestere solamente all'esterno, mentre all'interno rimane il cotone sulla pelle, quindi utile da sapere per le diverse lavorazioni. Non so ancora che cosa ci andrò a fare, attendo magari i vostri suggerimenti, intanto ve lo mostro. Poi abbiamo un altro chiffon, questa volta si tratta di chiffonné creoca unito. Non ho idea di cosa ho detto, però sicuramente ci sarà un'applicazione per questo tipo di tessuti. Poi abbiamo questo qui,
che, come abbiamo scritto nella targhetta, spero di leggerlo bene, è sempre uno chiffonnet cationico. Spero di averlo letto bene. Chi si intende di tessuti mi potrà dire se sto appunto pronunciando correttamente, quindi questo è un altro tessuto della mia box piena di meraviglie. Poi abbiamo questo qui che si chiama Organ Dance e dal nome io vado a intuire che si tratti di un tessuto per le ballerine, quindi un tessuto principalmente utilizzato per creare degli abiti da ballo oppure da sposa. Guardate che meraviglia, un po' anni 80 questa spallina così, però carina. E quindi anche questo era nel mio pacchetto. Poi abbiamo questa che si chiama Organ Rigida, un altro tipo di tessuto di questa famiglia, molto bello anche questo. Sicuramente voi che ve ne intendete di tessuti sapete di cosa sto parlando. Per il momento mi basta sapere che comunque siano o no dei tessuti sublimabili. Poi abbiamo questo qui che è un altro tessuto molto interessante, molto morbido, lo vedo veramente bene per l'abbigliamento, ed è un multi chiffonnet fiordaliso, si chiama così, un nome bellissimo, quindi anche questo ve lo mostro. Questo è veramente un bellissimo tessuto, tra l'altro cade al suo peso, quindi sicuramente adatto all'abbigliamento. Poi veniamo a un tessuto molto molto interessante. Lo trovo interessante perché guardate prima di tutto com'è, è bello lucido, ha questa sorta di increspatura, infatti si chiama Crepe London. Anche questo dovrebbe essere sublimabile e ragazzi io ci ho visto subito la copertina di un bellissimo album da matrimonio. Immaginate un bell'album rivestito con questa stoffa con una sublimazione sopra personalizzata. Un sogno, una meraviglia, quindi sicuramente questo sarà uno di quelli che utilizzerò per primi per provare questa tecnica sugli album, veramente molto molto bello e interessante. Poi passiamo a un tessuto molto interessante che è questo qui, è bello grosso, direi che è quasi un millimetro, forse un millimetro di spessore, ed è un tessuto elasticizzato, come vedete, ed è appunto un neoprene Bruxelles. Questa frase all'inizio non riesco a leggerla, quindi vi dico il materiale direttamente neoprene, e trovo che sia veramente fantastico questo tessuto, adatto veramente a tantissime cose. Sono dei tessuti meravigliosi, io ci vedo veramente tante cose che possiamo fare, e sicuramente unendoli appunto alla sublimazione si può anche spaziare con tantissimi progetti personalizzati. Guardate che meraviglia, questo qui è elasticizzato, quindi sicuramente si possono fare tante cose tipo accessori, porta, tablet, delle cose che richiedono un tessuto elasticizzato ma anche bello resistente, delle cover, insomma io sto già lavorando col pensiero, sto già pensando a cosa farci e questo ha veramente del potenziale. Poi cambiamo un po' colore, guardate che meraviglia di tessuto è questo qui che sembra glitterato, in realtà il glitter è semplicemente dovuto al filo che viene utilizzato all'interno e quindi lo rende bello brillante, ma non ha nessun glitter. Anche questo è elasticizzato, ve lo faccio vedere da vicino per notare proprio come è fatto. Eccolo qua, guardate che meraviglia di tessuto, è appunto elasticizzato e il retro è fatto in questo modo. Non posso che non farmi venire in mente quando utilizzavo questo tipo di tessuti per i miei abiti per la danza del ventre. Quando facevo danza del ventre avevamo la nostra sarta che ci faceva tutte queste cose qua, dei manicotti, delle cose meravigliose, ma io con questo ci vedo gli accessori per i capelli, ragazzi. Quando vedo tessuti elasticizzati più glitter, per me è già fascia per capelli, è già scrunchie, è già tutta questa tipologia qui. Magari invece nel vostro caso avrete una diversa applicazione per questa
meraviglia di tessuto. Poi abbiamo questo qui che si chiama Zara Crepe, un tessuto abbastanza conosciuto. Io l'ho visto tantissimo nelle camicie, specialmente quelle dei negozi più conosciuti, appunto. E questa qui è super super adatta appunto a questo tipo di lavorazione. Ve lo faccio vedere da vicino. Vedete proprio il tessuto delle camicette, molto molto bello e super super versatile. Poi passiamo a un tessuto molto particolare. Questo qui è un raso. Voi sapete che il raso è assolutamente sublimabile, quindi qua ci siamo al 100%. Questo qui appunto è di un color panna o più avorio forse, ed è veramente bellissimo. Da una parte è così, un pochino più opaco, e invece dall'altra parte c'è questo tipo di effetto un po' più lucido. Questo è assolutamente stupendo. Sicuramente lo metterò a lavorare a breve, farò delle prove nelle prossime settimane. Seguite i vlog perché su tutti questi tessuti prenderò un pezzetto di ognuno e farò una prova di sublimazione, così verifichiamo anche la resa appunto della sublimazione su ognuno di essi. Il prossimo tessuto è questo qui, chiaramente elasticizzato come potete vedere, ed è appunto una licra unita PFD, bellissima al tatto, è super bella, super morbida, adattissima alla creazione di t-shirt, comunque cose che vanno a contatto con la pelle perché è super morbida e immagino anche sublimabile, quindi ci interessa. E quindi questa è la stoffa successiva. Poi ci siamo, il tessuto che stavate aspettando, ne sono sicura, è arrivato, è giunto, è questo qui, finalmente ci siamo. E questo è il tessuto sublimabile per eccellenza, non è elasticizzato, è bello rigido, ha un lato un pochino più morbido, un pochino più vellutato, e un lato invece un pochino più liscio, ed è quello che io utilizzo nei miei tutorial, quindi se avete visto le mie creazioni sublimate ho utilizzato questo tessuto qui. È bianco, quindi ci si può fare veramente di tutto. Io l'ho usato per un astuccio con la decorazione di Halloween, se vi ricordate, e l'ho usato anche per i miei manicotti porta bevande, quindi vi metto il link qua sopra del video, andatelo a vedere, perché questo qua è esattamente il tessuto che ho utilizzato per realizzarli. Non c'è molto da dire, non è elasticizzato, si presta a tantissime cose, una volta stirato anche con una temperatura non troppo alta rimane bello rigido nella sua forma, si possono fare tantissime cose. Cucirlo è veramente facilissimo, non ha bisogno di impostazioni particolari con la macchina da cucire, quindi a me piace tantissimo, lo amo, lo adoro. Poi abbiamo un'altra tipologia che è questa qui, ed è leggermente più sottile rispetto a quello di prima e anche meno morbido, diciamo che ha due lati praticamente quasi identici, quasi, ed è la stessa tipologia solo che è più sottile. Anche con questo si possono fare tantissime cose. Il nome esatto del tessuto è Tactel Chiffon PFD, proprio come quello che vi ho mostrato qualche tessuto fa. Lo vedo per rivestire gli album perché ha veramente la consistenza perfetta e come vedete non si stropiccia, quindi va veramente stirato con basse temperature facilmente, e anche questo ha tantissime applicazioni per il nostro mondo creativo. Poi veniamo a un'altra versione di quelle che abbiamo visto prima, ancora diversa. Questo qui al tatto mi ricorda tantissimo le borse, quelle a sacco che si mettono appunto magari a scuola, oppure io le utilizzo per andare in palestra, mi porto le scarpe, e il tessuto è proprio simile a questo qui. Il vantaggio chiaramente in questo caso è che noi possiamo andare a sublimarlo, quindi a personalizzarlo, a fare dei nostri zainetti personalizzati. Sentite anche il rumore, si sente proprio che è quella tipologia che vi dicevo, e quindi anche questo super utile. Sono contenta di averlo trovato nel pacchetto perché veramente
mi ci metterò subito e farò la prova anche su questo. Poi due tessuti da fatina, principessa, insomma, guardate qua che meraviglia. Abbiamo il tessuto organza polvere di stelle, wow, questo mi ha già conquistato solo per questo, meraviglia. E l'organza dance, anche questo dalla parola potete capire per che cosa viene utilizzato. Essendo appunto organza, anche questo è sublimabile. Certo, magari la sublimazione non verrà vista perfettamente perché appunto è molto molto sottile, però si può comunque fare qualcosa. E visto che li ho trovati nel mio pacchetto, ve li faccio vedere anche da vicino. Guardate che meraviglia questo qui e anche questo qui. Sono super luminosi, super belli. Io ci vedo, lo so che è deformazione professionale, probabilmente se fossi una sarta ci vedrei dei begli abiti da sposa oppure abiti da damigella, ma io faccio la creativa, quindi ci vedo decorazioni per album per gli sposi. Guardate che meraviglia, se voi riusciste a fare dei fiorellini, dei fiocchetti da mettere in un album o per comunione anche, meravigliosi con questi effetti tutti sbrilluccicosi. Vedremo come applicarli. Ma che cos'è? Che cosa non è questo tessuto? Che meraviglia, non ve lo posso spargere in faccia perché ho il trucco, però che meraviglia! Questo è di una morbidezza unica. Sono sicura che questo sia un tessuto per accessori per neonati, perché mi ricorda proprio quelli, adesso non mi viene il termine, però ci sono quelli con quei pallini che appunto si utilizzano per gli accessori per i bambini, magari per le copertine, eccetera. E questo qui si chiama maglia azalea, bellissima. Vi faccio vedere da vicino perché voglio che voi percepiate la morbidezza di questo tessuto. Eccolo qua, guardate, si percepisce proprio quanto è morbido questo tessuto, bellissimo. E anche questo sicuramente sublimabile. Immaginate un po' tutti gli accessori per bimbi che possiamo fare con queste meraviglie. Stiamo arrivando alla fine, vi prometto che sono gli ultimi pezzi. Abbiamo un fantastico, fantastico poliestere puro e semplice che si utilizza per le t-shirt. Se avete visto le t-shirt in poliestere sapete che il tessuto è questo qui, è proprio questo, delle magliette, le magliette che mettiamo tutti quanti in poliestere quando ci capita, ed è appunto questo quello corretto. Il nome è jersey di poliestere perché questo qui appunto ha una percentuale del 100%. Non vi dico nulla, sapete già tutto, si possono fare t-shirt, si possono fare diverse cose, sicuramente lo metteremo in pratica e vi farò vedere come lo utilizzerò nei prossimi video. Poi veniamo a questo bel tessuto, bello spesso, che meraviglia questo tessuto. Allora, è bello spesso, ha una parte un pochino più morbida, un pochino più scamosciata, se si può dire, ma non è proprio uno scamosciato, e invece dall'altra parte è liscio. Questo qui, che si chiama Scuba Dainetto, l'avrete sentito nominare 100 volte perché negli ultimi anni proprio nell'abbigliamento è stato utilizzato tantissimo. Io lo utilizzerò per creare degli astucci sublimati personalizzati. Ho già visto tantissimi lavori fatti con questi da altre creative e non vedevo l'ora di realizzarli, quindi se cercate un tessuto adatto per fare borsette, per fare astucci, per fare tutte queste tipologie di lavorazioni, questa è la tipologia di tessuto che fa per voi. Quindi assolutamente questo è da mettere in pratica a breve, veramente dovrò organizzarmi per utilizzarlo prima possibile perché questo qua l'ho già visto all'opera e sono sicura che viene veramente una meraviglia. Poi abbiamo un altro poliestere, questa volta bello spesso. Potete intuire la rigidità di questo tessuto dal fatto che vedete non si muove praticamente,
E anche questo ha le sue applicazioni, dipende da quello che dovete realizzare. Anche questo super adatto alle piccole cose, magari per degli accessori, dei portaocchiali, astucci, borsette, insomma anche questo, come quello di prima, adatto a questo tipo di lavorazione. Questo qui è un pochino più rigido, quindi se vi serve proprio quella rigidità che deve mantenere la stoffa, questo è quello che fa per voi. Se ad esempio dovete fare degli astucci, delle cose, vedete, si piega veramente con difficoltà, tiene tantissimo. Questo è veramente adatto per le borse, secondo me, e quindi pensateci bene, perché averlo è assolutamente utilissimo, specialmente se potete appunto personalizzarlo. Poi passiamo a questo qui, che ha un nome veramente molto particolare e si chiama Cashmere Touch. Effettivamente è morbido, non è elasticizzato ed è sempre uno di quei tessuti in poliestere che si possono prestare alla realizzazione di tante cose. Ugualmente come quelli di prima, è leggermente diverso al tatto e anche come resa è leggermente diversa, però sempre personalizzabile, quindi dipende dalla vostra applicazione, da quello che dovete realizzare, potreste scegliere tra uno o l'altro appunto in base a quello che dovete fare. Anche questo è un tessuto molto bello, cade bene, questa volta non si piega, non fa grinze, quindi è un tessuto molto molto bello e adatto a tantissime cose. Poi abbiamo qua un tessuto particolare, infatti si tratta di un broccato. Non sapevo che i broccati fossero tessuti sintetici, però effettivamente perché non dovrebbero? Vi faccio vedere da vicino il disegno. Eccolo qua, questo è il disegno del tessuto che ha fondo bianco, e visto che comunque la mia richiesta al negozio di tessuti era di avere tante possibilità di mostrarvi e di provare io stessa dei tessuti sublimabili, immagino che anche questo appunto lo sia, e sono curiosissima di vedere l'effetto di una decorazione su questa tipologia qui, che ha appunto delle decorazioni in rilievo. Vedremo, seguitemi perché faremo le prove insieme e vedremo tutte le rese. Poi terz'ultimo prodotto, stiamo arrivando alla fine, ve lo prometto. Questo qui, molto particolare, non è molto elasticizzato, quasi niente, solamente da un lato, e si tratta di velluto cernobio. Infatti sentivo proprio la morbidezza di un velluto. Adesso non so se voi ce li avete presenti, quelle tipologie di album, lo so che torno sempre a parlare di album, però è la mia materia, quindi mi scuserete. Quegli album che hanno quelle decorazioni in rilievo sopra e hanno dei tessuti molto simili a questo, non è la stessa cosa assolutamente, però sono molto molto simili, visto che si tratta sempre di vellutini. E immaginatevi con questo fare una decorazione simile a quella, ma anche sublimata, personalizzata, magari col nome del bimbo. Insomma, mi si apre veramente un mondo, sto già immaginando tantissime cose con questo tessuto qui. Quindi anche questo bellissimo, al tatto meraviglioso, ha una bella struttura, non è sottile, non si vede attraverso, e quindi lo mettiamo in lista, proverò anche questo. Penultimo tessuto, ci siamo quasi. Abbiamo un bel Mikado, di origine giapponese come sapete, e è un tessuto meraviglioso, ha questa sorta di costine che si vedono proprio, credo che sia una caratteristica del tessuto stesso, ed è appunto meraviglioso, al tatto è super morbido, non è lucido, però vedete comunque cattura tanta luce, riflette tanta luce, ed è veramente interessante. Questa è una proposta interessante per la sublimazione, ve lo faccio vedere da vicino. Eccolo qua, spero che lo vediate, ha appunto queste righine sopra, fatto in questo modo, e anche questo lo rimandiamo al giudizio futuro, perché appunto dovrò provarlo. È molto bello, penso ci si possa veramente lavorare bene, fare tante cose, lo proveremo insieme e vedremo.
l'ultimo dei nostri tessuti che vediamo oggi, questa mega haul, come vi avevo annunciato, vedete, non avevo torto, è questo qui, che si chiama tela biestensiva. Immagino che sia per il fatto che si estende in tutti e due i lati, però a me non sembra affatto elasticizzata, assolutamente. Comunque il nome è questo, e è un poliestere puro e semplice, adatto veramente a tante cose. Io l'ho visto già in tantissimi capi di abbigliamento, lo riconosco. Vedremo come potremo applicare anche questo alla nostra passione creativa per realizzare tantissime cose. Bene, se siete arrivati fino a qui vi faccio i miei complimenti, erano davvero tantissimi tessuti che dovevo mostrarvi di questa haul. Ci tenevo a farveli vedere tutti, proprio tutti, quindi spero vi abbia fatto piacere anche per conoscenza, per sapere che comunque c'è un negozio che ha tantissime proposte e all'occorrenza possiamo assolutamente fare riferimento. Vi ricordo il codice sconto che c'è offerto dal sito Mondo Tessuti. Io e la mia pila di tessuti che ho qui, che sta per cadere come una torre di Pisa, vi salutiamo, grazie ancora per essere stati qua con me e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!